Salutare, dragi prieteni, astăzi mergem să vedem un camper. Un camper care vrea 1000 de euro pe el. Merg de curiozitate, merg să văd ce este cu el și dacă îmi convine să iau. Pentru 1000 de euro, o primă experiență, n-ar fi rău. Până prepar camperul meu așa cum trebuie să fie, pentru că vreau să-l fac top, cum îmi place mie, dar acesta la 1000 de euro mi-a făcut un zâmbet. Așa că haideți să mergem despre ce este vorba, ce camper este și ce camper găsim la 1000 de euro. Proprietarul la acest camper este mort. Îl vinde fiusul. Așa că mergem să luăm pe... mă anunța că trebuie să pun și motorină. Mergem să luăm pe mama. Nu știu dacă cred că e mama lui Vitrigă. Deci pe soția lui taică-su, că așa mi-a spus. Soția lui taică-su, pe el. Și mergem să vedem camperul. Pentru că normal camperul, rulota, autorulota sau cum se spune, este pe terenul la doamna. Și trebuie doar cu aprobarea lui doamna să mergem să îl vedem. Mergem la piramide, la stațiunile piramide din Roma, să luăm pe domnul cu mașina, după care mergem la Neptuno. Eu știu, 60-70 de km în continuare. Dar avem de așa până acum 44 de km mers. Aici mergem spre piramide. Buongiorno. Oh, ci ha fatto disperare. Ma non stessi, c'ho un'età. Sta subito. C'ha ragione, signora. Un ore e un quarto. Buongiorno. C'ho 60 km di quarta minuti. Buongiorno. Ciao. Allora, molto rispetto. Prego, prego. Faccio piano piano perché ho tutto. Aspetti, E adesso che strada facciamo? Allora fa la puntina. Di qua quindi sempre dritto, no? Da qua aspetta per prendere la puntina. Devi andare verso. Se no metto sul navigatore, metti dai. Il navigatore, va. Sì, faccio prima, mettere il navigatore. 5 euro al mese. Ti arrivate poi la foto del libretto? Sì, sì, sì. Allora poi quando noi andremo a fare questo passaggio vicino da me. Sì. Ti fanno il passaggio direttamente a te. E ti viene direttamente a te il duplicato. Capito? Non ho capito tanto questa cosa, però. Allora, un attimo solo, fammi. Stazione piramide, no? Sì. Allora, scrivo Nettuno? Che scrivo? Nettuno. Sì, Nettuno. Diciamo tre canala. Ma poi a quando abbiamo preso. Senta, se lei fa il giro e prende la Colombo, va diretto sulla puntina. Se lei adesso gira qui, prendiamo la Cristoforo Colombo. Di qua indietro, giusto? Sì. Perfetto. Sì. Vedi? Abbiamo il navigatore con noi.
La più piccola, la più corta dovrebbe essere questa. Se vedi che funziona, ci spruzziamo un attimino. No, no, lì. Qui, No, gira. E gira. Meno male. Si accomodi, prego. Grazie. Veramente questo ho di rifare tutto qua. Ma si affrascicano pure qua davanti. No. Si affrascicano pure qua davanti. No. Vedi? No, guarda un po'. Ah, ecco questo cesto qua. No, devi cambiare il cofano qua. Eccolo. Ma se mettiamo il cofano muovete meno, dai. Su. Beh, quello che ci vuole, solo che se mi sono voi. Vedi? Che starò fermo con la salsedina. Vedi? Mi dai le chiavi, Massimo? Non c'ho le chiavi a cadere dentro. Non è quella, si vede. Qual è la chiave quella che è? Una di quelle è, Massimo. Non è delle... Qual è la chiave? Madonna. Ford. Volevo aprire qua dentro? Sono... Sai come si mette questa? Con le chiavi? Qual è la chiave questa? Massimo, una di queste è certo c'è. Questa non è. Questa non è. Può essere questa, non credo. Qual è la chiave è quelle queste? Massimo, non me lo dire a me, queste sono le chiavi del campo. Questa. Questa si gira così. Sì. E apri. Qua. Questo c'è il frigorifero qua. Oddio, oddio, oddio. Qua. Vedi? Questo è il frigorifero. Questi sono i fornelli. Sì. Qua c'è il letto, c'è un letto qua. Ah, sì, sì, sì. Qua c'è il bagno, questo è il bagno. Guarda qua, apri, no, dall'altra parte. Ah. Così, guarda. Aspetta che si. Sì. Questo è il bagno. Qua che c'era qua? Ah, c'è questo qua. Sì. Vedi? Questo è il camper. Madonna. C'è questo. Questo. C'è questo. Sì, 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 tutti armadietti, sì. E questi sono i cuscini. Questo, dopo che sta fermo. Sì. E qua le ranatiele. Vabbè, starò fermo. E questo è... Non so che dire. Si può aprire pure da dietro qua, forse. Si può aprire. Oddio, oddio. Poi dopo che ci vengo? Sì, questo era per il risposto per i pannelli solari, sì. Eh? Ah, vuoto. Oh, scusa, c'è la sigaretta. Ah, tranquillo. Battery condizione. Mazza che callo che fa qua dentro. Oh, guarda, ci abbiamo pure il miele qua. Ah! Quelli non fanno miele. Ecco. Ah, questa era... No, sarebbe così. Questo vedi? Sì, sì. Armadio, questa sarebbe una stufa. Sì, sì, vabbè. Questa è quella per dividere... Sì. Per dividere la parte. Si sgancia qua. Si sgancia. Oh, ok. E fa così. E chiudi. Sì. Poi ti è rimasto qualcosa. Sì, sì, sì. Qualcosina sì. Qua chi c'è? La cosa segreta. Ma mi sembra che c'era dentro qualcosa per le. Per le. Per i pannelli, per il pannello solare. Sì, 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 sì. No, c'è questa cosa qua. Per i cavi, questa roba qua. Sì. Pure l'acqua sta. Vedi, questo deve pulire. Questa è per la bombola, penso che c'era. O no? No. Forse quell'altra parte la bombola. Sì. Guarda un po' se riesci a aprire il gancio dietro e davanti. Ma per ragno, lo sai come si dice, porta guadagno.
Tira qua la sua. Guarda, vedi qua. Di qua è tutto gonfio. Ma che devo di qua ha piovuto. Sì. Quindi questa parte qua perdi. Vedi, di qua ha gonfiato tutto. Vedi, di qua ha gonfiato. Devo ricambiare il pezzo del pannello. Quello se porti, apri un po' quello là. Piricozzo. Andiamo a vedere fuori, vediamo un po' se. Ok, vedi un po' di fuori, si riesce a aprire. Da. Oh, vedi sei bravo, hai aperto lo sportellone. Vediamo un po' il copano. E vai. È aperto il copano. Ora tutto di itinerari italiani. Perfetti. Ok. Jale. Jale v mare. Da. Da mi pana e ciampu i mi. 200 di chilometri. Vedi. Quella è la batteria. Sì, sì, sì. Chissà se questa parte. No. Ma guarda, lo sai che rischi pure se lo fai partire, guarda un po'. Perché? Ho fatto pure. Perché rischi? Perché si è inchiodato, pieghi le valvole, pieghi tutto. Ma non credo, Se sta secco l'olio, ma se sta con l'olio dentro. Sì, sì, sta con l'olio, sì. Parte. E mica ci hanno levato l'olio. Però, vedi. Mi spiace caro. Non so, che te lo fa? Di morire, che devi fare? Che vuoi fare? Non posso fare niente. Questo è stato fermo, con la salsa del mare. Stiamo vicino al mare. Sì, sì, sì. Però. Morire te. Fuori quella striscia che ti dicevo, è calla quella. Quella è la striscia. Sì, ma non è quella striscia, di questa parte. In qualche parte. Ma forse tramite la finestra forse. Non lo so tramite cosa, però questa parte gonfia tutta sotto. Ma tramite la finestra si vede. Sì, sì, di qua tutta la parte tutta gonfia. Con la finestra però è passato, perché se no un po' sì. Credo è passato da un'altra parte. Non lo so. Fammi vedere un po' qua. No, questa non è. Vedi che cosa c'è qua? Praticamente c'è la bombola. Se riesce a trovare la chiave, qual è? Questa non è. E non mi riesce ad aprire. Non so qual è. Non mi risponde. Questa c'è triboli, c'è perdi tempo, sì. C'è dei tribola. Sì, ma. Come sta a posto? Sì, però. Ma non lo posso perché vedi. Guarda qua. Sì, ho capito, è stato fermo una. Guarda, questo è proprio bucato. Sì, ma è stato fermo, dico, nel senso che qua la salsedine è normale. No, è chiusa. Eccolo. Ho coso giù, le vespi. Che? Le vespi. Ah, sì, sì. Di morire, non so che dire. Questa è la tenda. Poi stanno chiuso, è ancora peggio. Già. Sì, quello che è rimesso. Mi muore, che ne so, che può fare? Sì, quello è frigorifero. Stanno fermo, chiuso, è normale. Sì, sì. Lascia il tipo di. Io ne posso levare pure qualche soldo. Ma che leva? No. Tiene il tifo. Mi dispiace caro. Oh! Dove vai io? Ha fatto sci. Ha fatto sci. Sì. Allora. Non vuol dire che tu fai questo. Non mi dici niente. Non ti posso dire niente. E che muore si dice? Non ti interessa? Abbiamo fatto un viaggio a voi. Lo so. Niente. L'agenzia quanto chiedevano? No, io veramente all'inizio era 70, poi dopo, ma lei deve notare soltanto. Thank you.
cum ați văzut, era jale cu camperul. El mi-a spus, în perfecte condiții, scuzați limba italiană care am vorbit cu el, mi-a spus, în perfecte condiții, trebuie doar pusă baterie, umflate două roți și este ok. Îmi dai seama, omul vrea 1300, negociabil. M-am gândit, pot să fiu în afară, până îmi termin camperul meu, până mi-l fac pe meu cum trebuie să fie. Vara asta de mers la mare, de umblat, la fine, pentru un an de zile, 1000 de euro, mergea. Când am ajuns acolo era jale. Jale cu jumare, vă dați seama, era ruginit, era vai de cocosteaului, după cum ați văzut și în video. Gratis dacă mi-l dădea, nu aveam ce face cu el. Mi-mi plac astea mai spartane, mai vintage, mai de epocă, dar... Asta era mâncat de rugină și nu am făcut nimica. Mă întorc acasă, am 180 de km până acum. Am plecat de la ora 9:30 de acasă. Și acum este ora... Stați să mă uit. Ora 17. Din tot drumul ăsta m-am ales doar câteva caise și două lămâi. Ah, și un 30, aproape 40 de euro, cred că, de motorină cheltuiți. Dar asta e. Mergem înainte. Sunt lecții de viață care te învață să îți dai seama că în viață tot ce e ieftin este scump. După cum ați văzut în accidentul la rutier, Audi-le ăla era la românași de noștri, deci Doamne ferește. Roma este mereu trafic. Din ce în ce mai mult, din ce în ce mai greu. Nu te poți porni undeva și zici, ok, ajung la ora aia. Nu, totul e previdibil. Trebuie să te pornești prima, trebuie să te gândești prima că se poate întâmpla orice. Pentru că din câte văd, din ce în ce mai multe accidente. Ba, fac lucrări, ba, pun strișe de astea, pun de astea albe prin jugustrăzii. Ba schimbă becurile în galerii și tot așa, nici nu mai știi când nu găsești trafic la Roma. Serios, cam fiecare oraș mare e jale. Sper că v-a plăcut acest video, dacă nu sunteți înscriși încă la canalul meu de YouTube, vă puteți înscrie chiar acum, apăsând butonul de subscribe, bineînțeles apăsând pe clopoțel veți fi mereu anunțați când încarc un nou video. Vă pup, aveți grijă de voi și ne vedem la următorul video. Ca la toate motovehiculele, bineînțeles, alternatorul este în interior. Deci, la Honda CB1000 îl avem aici, după cum vedeți, avem și cablu care merge și traversează motorul înăuntru până aici. Ce m-a determinat să fac acest video este o întâmplare care mi s-a întâmplat mie și sper să nu se întâmple și vouă.